Grazie, onorevole Isaias Volsky. La parola adesso per i socialdemocratici è l'onorevole Pittella. Grazie Presidente, ringrazio molto il Presidente Juncker per aver annunciato che il documento sul futuro dell'Europa sarà sottoscritto da 5 Presidenti. Un'esclusione del Parlamento europeo sarebbe stata incomprensibile, inspiegabile e ingiusta. Merita di essere coinvolto il Parlamento europeo per la persona del Presidente e per il valore dell'istituzione. Dirò 3 cose velocemente. La prima, sulla Grecia l'accordo raggiunto è positivo. Bisogna far capire a tutti che l'esito delle elezioni va rispettato e che è impensabile pensare a rivincite. C'è un governo in carica, può piacere o non piacere, a me non piace molto, ma esiste. Bisogna capire il senso di quel risultato elettorale, la reiezione dell'austerità, e bisogna capire che il governo oggi deve operare e deve passare dalla fase della propaganda alla fase della scelta sui nodi concreti. Serve un processo riformatore serio che riguardi l'equità fiscale, l'equità sociale, la riforma della pubblica amministrazione, la lotta alla corruzione. Su tutto questo misureremo la capacità di dare delle risposte. Secondo punto, politica estera, Ucraina, ha detto il Presidente Tusk, lo ringrazio, accordo fragile, però meno male che c'è, bisogna renderlo più solido, tenendo alta la pressione sulla Russia e facendo tutto ciò che dobbiamo fare per un cessate il fuoco consolidato e possibilmente trasformato in una pace. Libia, grazie Presidente Tusk, perché lei ha ricordato la Libia. La Libia rappresenta una drammatica emergenza e non gode della sufficiente e dell'adeguata attenzione. Da lì arrivano pericoli inenarrabili per tutti noi e bisogna assolutamente focalizzare, io sono convinto, che la nostra alta rappresentante Federica Mogherini darà le risposte giuste. Infine, immigrazione, Lampedusa, giusto aver potenziato Triton, Triton, come vogliamo chiamarlo, ma io penso che non basti, io penso che dovremmo provare a fare Mare Nostrum europeo. Infine, lotta al terrorismo, concluso, nessuna pregiudiziale su PNR. Andiamo avanti, ma sappiamo che non basta fare il PNR per sconfiggere il terrorismo, bisogna fare molte altre cose e io mi auguro che noi riusciremo a farle. Grazie. Onorevole Morva, il richiamo regolamento. Yes, Mr. President. Presidente, lei non ha il diritto di modificare.